teatro che non va. Questo è un inizio, perché ci sarà subito dopo, a Natale, una grande messa solenne cattolica celebrata da Sua Eccellenza Lino Fumagalli, il Vescovo di Viterbo, nella grande cattedrale copta di Roma, che ha una capienza di oltre 1000 persone. Questa è la croce che le fanno i monaci al monastero, con tutta questa icona vera, originale, tutto questo. È un piccolo ricordo che noi dobbiamo offrire a lui, così lui si ricorda di noi, come si ricorda sempre della nostra chiesa. Un piccolo ringraziamento per lui, per tutto quello che ha fatto, ancora sta facendo, perché c'è un compito grande che lui deve fare dopo, inshallah. C'è una collaborazione in atto fra queste due chiese sorelle, perché in effetti le differenze teologiche tra copti e cattolici praticamente non esistono. Esistevano delle differenze politiche che grazie al Vaticano stanno scomparendo, perché il primo a tendere la mano è stato Papa Francesco, che ha invitato Sua Santità Tavadros II, il patriarca copto di Cairo, a celebrare l'8 luglio nella chiesa di San Paolo fuori le mura a Roma, e sono venuti 2000 copti da tutte le parti d'Italia. Questo è un momento storico, che per la prima volta una messa solenne di rito copto ortodosso viene celebrata in questa cattedrale che ha 1000 anni e quindi è degna dell'Egitto. Noi, col permesso di Sua Eccellenza Lino Fumagalli, per Natale sposteremo alcune icone che in questo momento sono qui, potete andarle a vedere. Adesso fra 5 minuti si apre la mostra e c'è il salone delle icone, e il Monsignor Vanno Soriano potrà scegliere alcune delle icone che, col permesso di Monsignor Fumagalli, le spostiamo per Natale nella vostra cattedrale di Roma. Ma la cosa più importante è l'annuncio del pellegrinaggio, sì, che è guidato da Monsignor Lino Fumagalli e da Monsignor Vanno Soriano. Faremo di nuovo in Egitto insieme copti e cattolici, Cairo e Luxor, sì, nell'Alto Egitto. Noi non facciamo altro che seguire le direttive di Papa Francesco sul sentiero che lui ha aperto, e al primo pellegrinaggio sul cammino della Sacra Famiglia, che è stato fatto sempre da Monsignor Fumagalli e da Monsignor Barnaba, i due vescovi insieme nel giugno scorso, sul sentiero della Sacra Famiglia, della fuga in Egitto e al Cairo, è avuto un enorme successo, una settimana. Adesso sul secondo pellegrinaggio, che andremo più lontano, sarà in febbraio, andremo fino a Luxor, e quindi non è un inizio fine a se stesso, ma è proprio l'inizio di un cammino, di un sentiero che si svilupperà sempre di più, anche con iniziative di ritiri spirituali tra le rispettive comunità, settimane di raduni in comune, cattolici e copti. Noi abbiamo una società, una fondazione, Società Italiana di Beneficenza, non profit, creata all'inizio del secolo scorso da mio nonno, quando andò in Egitto e fondò l'ospedale italiano al Cairo, che è tuttora fiorente, e quindi noi continuiamo la nostra missione disinteressata sul piano culturale e religioso.